Buongiorno, mi sono appena messa le scarpine. Mi sono messa questo leggings tutto rotto che avevo mostrato nel video di shopping con mia sorella. Ma che bello col flash dell'iPhone le scarpe sembrano tutte elettriche. Invece non lo sono. Sono sempre le mie stesse scarpine dorate. E qua sono sempre le mie pantofole rotte. Eh sì. Perché sono povere. Ah, no, non lo posso dire perché sono povere la mia. Eh sì, perché praticamente mi hanno richiamato anche per dire, detto che sono poverella, per scherzare, ho detto c'ho ancora le pantofole rotte, quelle che si sono bruciate vicino alla stufa. Ha detto sono poverella, scherzando, ha detto come ti permetti? Direi allora sono ricca e me ne vanto, vediamo se così va bene o si lamentano pure così. Ma comunque, dato che sono ricca, la mia governante oggi non è venuta, quindi ragazzi, guardate qua. Secchio, e guardate qua, lavatrice, e Guardate qua, aspetta, se la parola so dire bene. tanti panni da stendere. Ma che bello, ma com'è bello stendere i panni. Cosa favolosa, io amo stendere i panni. Madonna, sono felicissima. Quello che mi rende felice è la mia ricchezza. Panni profumati, sono ricca di panni. La mia vestaglia finalmente l'ho lavata. La mia vestaglia l'ho guardata. Comunque devo stendere tutti questi panni. No, sono felice. Sono triste. Che bella cosa. Desperate housewife, desperate carlita wife. Ma quando ne sono mamma, mi venisci di chiù. Poi c'è tanta tanta luce. È proprio bello. La cosa bella che abbiamo noi qua a Napoli è il fatto che comunque, anche se diciamo non è una bella giornata, piove, insomma così, però poi subito esce il sole. È difficile che c'è una giornata che è proprio sempre cattivo tempo, sempre sempre. Morta sono. Ragazzi, ma è una curiosità. Ma i panni voi li stendete alla dritta o alla rovescia? È un dubbio che mi tormenta. Ma veramente non so perché Poi ho fatto così, ho steso qualcuno alla dritta e qualcuno alla rovescia, così vediamo come vengono meglio. Ecco qua, nella mia tristezza e solitudine più totale, ragazze. Mi sono fatta 150 grammi di pasta, yeee! Davvero pieno pieno di ricetti fumanti ancora, in cui ho buttato tutto dentro così, scaramentato, un barattolo intero di tonno. Vale soda, l'ho fatta a parte, olive nere, cetriolini, polveratina di pepe. Olio extravergine di oliva bio, of course. E voilà. Niente, guardate com'è invitante. Un po' di tabasco che mi piace tanto, un po' di queste speziette, e queste ve le ha portate mia mamma da Ischia, e sono delle speziette miste, dovrò mettere sulle bruschette, ma a me piace anche sulla pasta, misto di origano, pomodoro secco, molto molto invitante. Troppo per vedere sta cosa. Praticamente sono andata a casa, io a casa mia avevo questo quaderno, libro insomma, del Dalai Lama che mi è stato regalato alla mia laurea da un'amica di mia mamma e mi è sempre piaciuto tantissimo. Che cosa è successo? A me piace tanto questo qua perché ogni tanto lo vado a leggere, sono scritte tutte delle frasi appunto del Dalai Lama molto molto significative e comunque l'avevo preso, a volte faccio così, cioè casualmente dico apro una pagina e leggo una frase a caso. E a volte è molto indicativa proprio per il periodo che sto attraversando, quindi mi piace molto sta cosa. Comunque sono andata a vedere, mentre lo sfogliavo, mi sono accorta che c'era una bustina qua così. Dico, ma che è sta bustina? Comunque vado ad aprire sta bustina e ci trovo dei soldi dentro, incredibile. Cioè praticamente questo non è altro che un regalo, cioè tipo della mia laurea sicuramente, penso, perché avevo ricevuto tutte le bustine e tutte le cose, l'avevo lasciato qua dentro e quindi sono andata a aprire dentro e ci ho trovato questi soldi.
perso tipo 300 euro. Comunque ho detto, oddio, sono ricca. Ma la cosa fantastica non è tanto di aver trovato i soldi, che vabbè, fanno sempre comodo, ma proprio di averli lasciati qua dentro. E guardate dove, alla pagina dove praticamente qua c'è scritto questa frase che secondo me è troppo bella: se non avete una buona disposizione mentale, anche se siete circondati da amici, circostanze piacevoli, non riuscirete ad essere felici. Ecco perché l'atteggiamento mentale è più importante delle situazioni ambientali. Fantastico. Troppo bella sta cosa, guardate, io cioè veramente sono rimasta... Io ci credo molto nel destino, in questi piccoli segni che c'è. Sto fatto di aver trovato sti soldi e questa bustina proprio a questo... Non so, come se fosse stato un regalo per me, non tanto per il valore dei soldi, ma proprio questa frase che è molto molto significativa, perché è vero che se non si ha la predisposizione mentale, qualsiasi posto, qualsiasi compagnia, insomma, sembra non bastare, non essere giusta. Invece poi a volte con delle piccole cose basta poco, anche stare a casa tua, non so, a fare una cosa che hai fatto miliardi di volte e ti sembra bellissima perché magari sei con la persona giusta o perché hai la predisposizione mentale. È giusto a volte per andare in capo al mondo, e si dice anche se vai in capo al mondo, però se non stai bene con te stessa non stai bene da nessuna parte del mondo. Comunque è fantastica sta cosa, infatti non riesco a non pensare, cioè sto qua, penso a sta cosa, dico ma com'è sto, cioè com'è possibile che abbia lasciato questi soldi là e non li abbia presi, cioè è troppo strana sta cosa. E poi questa frase, non lo so, mi fa riflettere. Eccoci, ciao, siamo a Lidl, un'altra volta, ormai viviamo nel Lidl ragazze. Ma siamo venute qua per fare un po' di scorta di cose che abbiamo finito. E praticamente noi vi abbiamo fatto anche ultimamente il video sul nostro secondo canale, quindi vi lasciamo il link nei box informazioni, andate a vedere quel video. Vi diciamo tutti i must have di Lidl. I must have addirittura. Nancy, hai visto che bella sciarpa sobria che ho messo? Ma me l'ha regalata mamma. Non è vero, te la sei rubata da mamma. Brava, beh, esattamente. Va bene. Ah, Nancy, eccole qua. Guarda. Sono aperta. I cioco, i pezzotti dei cioco crepe. Vediamo come sono. Speriamo che non c'è l'olio di palma. E neanche grassi. Cereali, cereali, cioccolato, zucchero, olio di palma. Usiamolo, vabbè, ciao. Delle cose carine, tutte shabby chic da Lidl. Guardate che belle. Troppo carine. Guarda, Nancy, guarda questi cuoricini shabby. Che carini. E queste? Belle, le presine, quanto costano? L'orologio, ma questo orologio ti piace? 4 euro. Cosa? Tutto. Pure questo? No, questo 5 euro. È bello però, ti piace? Questi uccellini proprio, è un pappavallo proprio, mamma mia. Sembra scappato dalla gabbia. Anche i trucchi. Gli ingredienti. Non c'è male, non ci sono queste schifezze in questi ambienti. Oh, vabbè, questo è bellissimo. Comunque ho speso un'altra 50 euro da Lidl. Di uova, ragazzi, di uova. Tutte uova. No, per quello di uova no, lo devo dire perché siamo troppo stupide. Questo qua lo devo far vedere perché secondo me noi siamo proprio la stupidità fatta persona. Guarda per te. Questo qua fatto a tremo, che poi cascano pure. Uova fresche bio. Dico, ah, c'era cioè, scritto 99 centesimi, sono 99 centesimi tutti e tre, ma sai, la si vai, è una grande offerta. Prendiamo. Ne ho presa addirittura due, cioè praticamente sì, tutto, sei pacchi. Alla fine ho speso 6 euro di uova, vabbè, fantastico. Gallinelle. Ho preso 12 uova, vabbè, no, 12, 24. No, 24 cazzo, uova. 24 uova. Vabbè, però sono bio, dai. Comunque siamo felicissime. Ciao. Ciao. Che una ragazza mi ha salutato, si è fatta la foto con noi. Ci ha salutato pure voi. Ormai carina. Qua noi ce la facciamo dalla Lidl, sì, sì. Ogni tanto abbiamo Lidl, incontriamo qualcuna di voi, quindi è simpatica sta cosa. Sembra un po' di andare, sai, in un ritrovo Carlita style. Comunque vabbè, poi se volete casomai faccio un video e faccio vedere tutto quello che abbiamo comprato, eh? Anche delle cose shabby, shabby chic. Notte.
Buona noces. Buonas noches. Come mi sono aperta tutto perché sto praticamente scoppiando. Ho mangiato tantissimo. No, veramente mi sento male. Sto in coma proprio glicemico perché sono andata a mangiare sushi. Ho mangiato tanto di quel sushi, vi giuro. Oh Deus, mi sento di morire. Devo fare una super tisana proprio di quelle. Ah sì, quella dopo pasto. Aspettate che apro il mio cassettino magico, che tra l'altro poi tanti di voi mi hanno consigliato nel video della cucina. Cosa c'è nella mia cucina? Avete consigliato di prendermi una di quelle scatole, che vorrei tanto tanto prendere quelle scatole e metterci tutte le tisane dentro. Soltanto che poi non so dove mettere la scatola, quindi ancora non l'ho presa. Però appena metterò l'altro mobile la prenderò sicuramente, perché mi piace poi da lasciarla, secondo me, sul mobile. Sono belle quelle scatole. Comunque non fate caso al mio aspetto, sono distrutta, è tardissimo. E quindi mi faccio questa qua. Dove sta? Eccola. Dopo pasto ci vuole proprio. Dopo. La buffata, mamma mia, sto a morire. Vi mando un bacio grande, grazie per avermi fatto compagnia e ci vediamo domani con un nuovo video. Muah!